102 minuti di lotta serrata, spasmodica, ed alla fine ha vinto la squadra più disperata, che aveva più rabbia dentro. Il Cagliari ha battuto il Parma per 2-1 e lo ha fatto quando ormai nessuno più se lo aspettava. Era il 94esimo, Francesco li mette in mezzo alla sua maniera, la difesa respinge corto, Herrera si coordina e spara addosso a Taffarel una bomba imprendibile che dà la vittoria forse immeritata al Cagliari e punisce troppo severamente il Parma. Per i rossoblù la partita si era messa subito bene quando Matteori effettua un lancio smarcante per Fonseca che sullo scatto brucia Minotti, supera Taffarel e deposita la palla in rete. Lo stesso Fonseca potrebbe raddoppiare poco dopo, ma Taffarel è bene appostato. Il Parma reagisce e prima con Osio che viene fermato da Jelko in uscita e poi con Apolloni che di testa colpisce il palo, sfiora il pareggio. La ripresa mostra un Parma più deciso e dal 13esimo raggiunge il pari. Punizione dal limite, calcia Osio e la palla è alla sinistra di Jelko. Le due squadre combattono ma la partita sembra ormai finita. Invece al 94esimo, come detto, Herrera regala al Cagliari con questo gol un'importantissima vittoria. Per il Cagliari è il miracolo, per il Parma una punizione troppo severa. Meno male, no, che è arrivato questo gol che bisognava per iniziare a fare dei punti importanti per salvarci, no? Perché dobbiamo dimostrare che a tutta Italia che noi abbiamo una squadra molto buona per restare in Serie A e che non possiamo andare in Serie B, no? Presidente, la UEFA si allontana? Sicuramente dopo questo risultato per noi ci stiamo allontanando un attimo da questo traguardo che era quello che noi volevamo.